Presidente, un passaggio molto emozionante per due motivi. La prima volta che lei viene qui a votare per il Presidente della Repubblica e poi insomma una decisione importante. Certo, è una decisione che ci auguriamo di assumere quanto prima. È vero che questi scrutini richiedono una maggioranza veramente qualificata e quindi sicuramente non saranno queste le ore decisive dal punto di vista del voto, ma lo sono dal punto di vista degli incontri tra le forze politiche, e io mi auguro che davvero ci sia una convergenza su una persona di alto profilo che possa rappresentare insieme tutti i cittadini italiani. Ne abbiamo bisogno. Chi si è susseguito finora oggettivamente ha dato all'Italia lustro. Speriamo che così sia anche per il futuro e noi collaboreremo in questo senso. Secondo lei un profilo più politico o più tecnico è quello che meglio può poi guidare il nostro paese? No, non mi faccia dire. Una persona competente che sappia tenere insieme le varie forze politiche e soprattutto che guardi agli interessi dei cittadini, quindi al bene comune. Poi se ha una provenienza tecnica o una provenienza politica, diciamo, mi sembra che poco importi. L'importante è che il suo modo di operare sia di politica con la P maiuscola. Allora, il nostro paese è pronto anche ad un presidente donna. In realtà la politica è pronta? Io spero di sì, nel senso che purtroppo vediamo come spesso i cittadini vanno avanti molto di più rispetto alle istituzioni politiche. Ci auguriamo che finalmente ci sia un parallelismo e si possa procedere insieme, ci si possa incontrare tra cittadini e istituzioni politiche. Lo vediamo dappertutto, no? Lo vediamo nei comuni, ma maggior ragione nelle regioni, soprattutto diciamo nell'ambito delle istituzioni nazionali. È sempre più difficile per le donne ricoprire posizioni di vertice.